percorso lungo. Per quanto riguarda l'Italia e Salvini, io credo che non soltanto per ansia di consenso, ma perché se sei un leader, se sei al governo, devi anche seguire, devi anche ascoltare quel che ti viene dagli elettori, quel che ti viene dalla pancia del popolo, che non è necessariamente sbagliata, è quotidianità, è stanchezza, è sopruso. Allora, questo non è un paese per un'immigrazione selvaggia. Questo sarebbe stato perché è piccolo, perché non è così ricco, perché era già in crisi per il tipo di sviluppo industriale. Questo sarebbe stato un paese di immigrazione e sarebbe stato, perché ormai è andato in un altro modo, un paese di immigrazione estremamente controllata, come peraltro hanno negli ultimi 10 anni almeno fatto tutti gli altri paesi europei che ci hanno fregato a noi. Questo Allora, fenomeno è un fenomeno al quale ora si deve mettere uno stop, commettendo qualche errore, facendo qualche ingiustizia, agevolando qualche trattamento iniquo. Sicuramente questi sono rischi possibili.